Buonasera a tutti, saluto chi segue il nostro canale. Diamo questo video per dare una risposta un po' più ampia ai tanti ragazzi e soprattutto a tante famiglie che ci stanno chiedendo tante novità relative a quanto accadrà nel 2024 nel mondo dei test d'ingresso in medicina. Oggi, il momento in cui sto registrando questo video, è il 17 gennaio del 2023. Giustamente uno dice, ma se siamo nel 2023, perché parlare del 2024? Abbiamo parlato abbondantemente delle modifiche dei video precedenti che, per chi di voi fosse interessato, invitiamo a guardare. Ma questo video nasce con l'obiettivo di sensibilizzare, di mettere a conoscenza i tanti ragazzi e genitori che ci seguono in merito alle grandi, grandissime novità relativamente al 2024. Lo scorso 30 novembre, con il decreto ministeriale 1925, ha dato un'informazione particolarmente sorprendente che nessuno poteva immaginare, dicendo che, contrariamente a quanto accaduto fino al 2022, dove il test di medicina era tendenzialmente nella prima decade di settembre, quindi data unica, modalità cartacea, non solo ha rinnovato il fatto che il test non sarà più su carta ma al computer, non solo ha confermato che il test non sarà più in prova unica ma in due prove diverse, dove il miglior punteggio verrà poi messo in graduatoria, ma la grande, grandissima novità che nessuno si aspettava è che nel 2024 i test da settembre verranno anticipati a febbraio e ad aprile. In effetti già nel 2023 c'è una novità che è relativa al fatto che i test saranno posizionati nel mese di aprile e luglio, ma ripeto, nel 2024 questo cambiamento sarà notevole perché basti pensare che nel mese di gennaio di uno degli anni passati un ragazzo che attualmente frequenta il quarto anno di liceo poteva dire io il test di medicina ce l'ho fra poco più di un anno e mezzo. Chi sta seguendo questo video e sta frequentando attualmente il quarto anno di liceo, oggi a metà gennaio, deve dire a se stesso, a se stessa, questo test lo avrò fra un anno, poco più. Quindi capite bene che questo crea due condizioni. Uno, l'importante è che uno sia cosciente di questo. Seconda cosa, chiedersi come fare a raggiungere un livello di competitività che è bene che sia all'altezza in un periodo dell'anno in cui uno tendenzialmente è immerso a scuola e un certo tipo di tempo, insomma, non riesce a organizzarsi, non riesce ad averlo per poter aumentare, esprimere un valore superiore in termini di conoscenze come quelle scientifiche. Quindi il messaggio che vogliamo dare è, insomma, semplicemente rendetevi conto che questo è legge, quindi sarà così sia per il 2023 che per il 2024 nelle date che ho appena citato. E non è l'unica novità, in quanto a partire dal 2024, oltre alle novità già insomma descritte, quindi febbraio e aprile per quanto riguarda il mondo della statale, che ricordiamo i numeri darà, insomma, verosimilmente, se verranno confermati i numeri del 2022, distribuirà 12.000 posti di medicina in tutta Italia. I candidati saranno verosimilmente, guardando i numeri medi degli anni passati, 60.000. 12.000 posti su 60.000 candidati, si fa presto a fare questo rapporto. Solo il 20% dei ragazzi che si presenteranno a queste prove riuscirà a superare con successo. Le private, infatti, si stanno adeguando alle nuove riforme ministeriali che sono state preannunciate. Viene data la possibilità a chi già sta frequentando il quarto anno di poter fare alcuni test in ottica già 2024, usando delle prove durante il 2023. Su questa informazione suggeriamo fortemente a chi ne volesse sapere di più di seguire uno dei prossimi nostri Open Day, in quanto si riesce a fare un discorso più dettagliato su questo. In linea di massima c'è da sapere che in Italia ci sono 14 prove, 14 possibilità per entrare in medicina, due in ambito pubblico, le altre 12 in ambito privato. Delle 12 private, quelle che attualmente stanno dando la possibilità di poter già fare il test nel 2023, però con l'obiettivo di immatricolarsi nel 2024, di queste 12 sono 7. E queste università, giusto per citarne, sono l'Unica Milos di Roma, l'Università Humanitas University di Milano e la MedTech School, somministrata dall'Humanitas e dal Politecnico di Milano, corso di laurea sia di medicina sia di ingegneria biomedica, il quarto test campus biomedico e infine l'Università Core di Enna, che chiuderà il cerchio dei 7 test. L'obiettivo di queste università e anche del Ministero è creare un vero e proprio percorso d'orientamento per tutti quei ragazzi che, pur essendo in quarto anno, possano toccare con mano quali sono le materie di indirizzo utili ad entrare in medicina, così che uno sia maggiormente cosciente, maggiormente consapevole
di quello che dovrà poi studiare nell'arco dei 6 anni di medicina. La scommessa che si è posta il Ministero è questo. Ovviamente questi 2 anni, il 2023 e il 2024, saranno un po' un banco di prova per vedere, per verificare se questo accadrà. Noi ovviamente saremo molto attenti ad aggiornarvi con tutte le novità che ne conseguiranno. Per rimanere in contatto con noi e avere altri aggiornamenti in merito, il nostro consiglio è di guardare i nostri social, come la nostra pagina Instagram o Facebook, e se volete seguire il nostro Open Day, avere informazioni relativamente ai corsi di preparazione da noi svolti, andare sul nostro sito, sotto l'area ai nostri corsi avrete tutte le informazioni che serve sapere. Conto che questo video vi sia stato utile e direi di salutarvi e ci vediamo alla prossima.